Antares tornerà a volare. Dopo 2 anni di stop, il razzo di orbita LATK si staccherà dal launch pad di Wallops Island in Virginia, seguendo una finestra di lancio che si estenderà dal 9 al 13 ottobre. A bordo la navetta Cygnus, che porterà circa 2.400 kg tra rifornimenti ed esperimenti sulla ISS. Inizialmente schedulato nella seconda metà di agosto, il lancio è slittato a ottobre a causa di una serie di test in corso sul veicolo e per la programmazione delle attività degli astronauti sulla stazione spaziale. Il lift-off sarà il battesimo della versione aggiornata del razzo, l'Antares 230, equipaggiato con i nuovi motori russi RD-181, che sostituiscono i precedenti implicati nell'esplosione del 28 ottobre 2014. Il ritorno di Antares sulla piattaforma di lancio ha un'importanza critica per il trasporto dei rifornimenti verso la ISS, dopo il disastroso incidente che ha coinvolto il Falcon 9 di SpaceX lo scorso 1 settembre, nel corso di una prova a terra destinata a verificare le condizioni del veicolo in vista del lancio. SpaceX e Dragon potrebbero tornare prima del previsto. Il Falcon potrebbe volare per la fine di quest'anno dal pad 39 del Kennedy Space Center, in attesa del recupero del pad numero 40 danneggiato durante l'incidente.